Siamo con Coach Biscaglia, l'allenatore di Trento, partita infinita, alla fine anche gli episodi che ha girato contro. Sì, partita bellissima, di altissimo livello, giocata molto bene, 24 ore dopo aver giocato, sia noi che loro, e loro più ore meno conta poco. Altissimo livello, episodi sicuramente sfavorevoli, peccato, io cerco sempre un miglioramento, grandissima partita, grandissimo miglioramento, che vi dico, in certi momenti bisogna magari provare a girare di più la palla, però io queste cose le dico soltanto perché cerco un miglioramento della squadra, e poi stasera l'abbiamo fatto e c'è la pressione della partita, c'è il tentativo di andare in lunetta e quindi voglio dire... è così, insomma, poi ci sono stati due punti fantasma, per cui va bene, comunque siamo molto orgogliosi, andiamo a Torino, carichi, e questa è esattamente la Coppa Italia che dovevamo giocare perché fosse utile nel bene o nel male, provandola a vincere al campionato. Ecco, l'infortuna Trisce nel finale, diciamo, solo un colpo, contatto, ha inciso secondo lei sul finale? No, vabbè, fallo, e quindi si va in bonus, due tiri, e poi è fallo, almeno che, insomma, purtroppo... Insomma, non è che abbiamo rubato spazio al difensore, però insomma un gomito. E poi il fatto dell'intaglio così è involontario. Certo, ha inciso perché stava giocando bene, attaccava sempre l'uomo. Purtroppo poi lui l'ha presa proprio, insomma, si è appannato l'occhio e... Oh, capita, non ci attacchiamo queste robe qui. Non fanno parte del gioco e delle cose che possono succedere. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, quindi avete ancora più motivazioni per il campionato. Ma no, ma noi il bicchiere lo guardiamo... tre quarti pieno, perché credo che abbiamo dimostrato, non so, di esserci meritati la Coppa, la finale, di meritarci quello che abbiamo in campionato. Queste sono partite da livello playoff, magari nei playoff un tiro va dentro, uno va fuori, non si esce in 7x5 falli, magari si porta a casa, quindi con una piccola attenzione, un'esperienza, siamo molto contenti. Abbiamo vinto la Coppa l'anno scorso, meritatamente, e la consegniamo a Biella che l'ha vinta meritatamente. Grazie.